Napoli diventerà una soggettività politica autonoma. Io lo so, su questo ci ritornerò molto, perché leggo delle letture nazionali veramente che ridimensionano quello che è accaduto a Napoli. Cioè, ieri sentivo dire, vabbè, Napoli va a vincere De Magistris. Come si possa? Perché ha vinto De Magistris? Cioè, nessuno si chiede perché ha vinto De Magistris. Cioè, il tema è questo. Noi lo dobbiamo spiegare perché ha vinto De Magistris. Cioè, noi dobbiamo spiegare cosa sta accadendo a Napoli. Cioè, noi dobbiamo spiegare come mai vince a Napoli un sindaco che governa senza soldi, che ha avuto contro nell'ultima fase i vertici del governo nazionale, ha avuto contro i due principali movimenti e partiti nazionali, ha avuto contro il centrodestra, non ha avuto a favore nessuno che fa parte dell'establishment istituzionale e politico del nostro paese, e finanche vince al 67%, e finanche vince al primo turno al 44%, e finanche ci hanno tolto 10 liste e si pigliamo 10 liste, chi lo sa dove arriva, va, qualcuno si vuole interrogare un attimo, ma sta città che sta succedendo? Cioè, siccome non si interrogheranno, io non interrogherò nessuno, ma narrerò insieme a loro quello che sta accadendo a Napoli. Cioè, noi vogliamo far capire che Napoli si è liberata definitivamente, non ha guinzaglio, e quando Napoli e i napoletani si liberano, la canzone che ci fanno quando andiamo a Bergamo con l'Atalanta o piuttosto a Verona, arrivano i napoletani, noi la cambiamo completamente. Cioè, loro devono capire che i napoletani stanno arrivando, e quando arrivano i napoletani, quelli buoni, che decidono di far ritornare Napoli a essere capitale morale, politica, dei giovani, della cultura, non è nudato alla Masaniello. Masaniello non esiste. De Magistris ha governato 5 anni. Esiste qualcosa di più grande. Esiste il progetto Napoli, che significa cambiare il paese governando con le mani pulite e dando potere e responsabilità al popolo. Questo fa paura. Poi staremo a vedere se qualcuno avrà bisogno anche di Napoli e non viceversa. Perché poi adesso vedremo alla prova tutti i nostri amici, vedremo, e l'esperienza di Napoli io penso che a qualcuno tornerà anche utile. Noi stiamo qua perché non abbiamo né presunzione e né nulla, noi siamo umili, fieri, determinati, ma sempre piccoli siamo, sempre terroni siamo, sempre napoletani siamo, sempre io sono l'ultimo delle classifiche dei sindaci, ho vinto per avventura, ho vinto in realtà perché hanno sbagliato a buttare, cioè la verità è che la gente di una stessa embriaca, mi stai magistris. E quindi... La lettura, io chiuderei su questo, la lettura politica è che i napoletani hanno sbagliato a votare, quindi mo vanno a supportare per 5 anni avendo sbagliato di votare. No, fondi europei noi come città li abbiamo utilizzati tutti. Il mio impegno e anche i miei rapporti personali che ho con Bruxelles saranno per portare avanti una riforma che potrebbe essere decisiva e centrale per l'Italia sicuramente, cioè affidare più fondi europei direttamente alle città. Bruxelles è d'accordo, fanno resistenza alle regioni. Il governo nazionale a parole dice che è giusto, ma poi non mette la carica politica per realizzarlo. Noi dobbiamo fare in modo che i fondi vadano direttamente alle città. Quindi io mi impegnerò personalmente con passaggi presso il governo nazionale e presso Bruxelles per far sì che alla città di Napoli e ovviamente alle altre grandi metropoli del nostro paese, ma io vado a difendere la nostra città, vengano destinati direttamente più fondi europei. Il rapporto con le istituzioni europee sarà molto forte. Io già nei prossimi giorni farò dei passi importanti con Barcellona, altre città europee e non solo europee. Il ruolo internazionale di Napoli sarà nelle prossime settimane straordinariamente rilevante. Con il governo nazionale lancerò subito un segnale. Già come mi insedio formalmente scriverò una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al quale chiederò un incontro. Sindaco di Napoli, nuovamente eletto, forse per sbaglio come abbiamo detto prima, ma comunque eletto, io chiederò un incontro per parlare di Napoli, dei nostri progetti, delle nostre sofferenze, dei nostri problemi. A noi non interessa il conflitto personale, interessa però che il governo sappia che per i prossimi 5 anni la città di Napoli ha scelto democraticamente un sindaco che si chiama Luigi De Magistris, che non è isolato, che il popolo ha dato una risposta chiara, forte e decisa, nonostante tutto e tutti hanno confermato col 67% dei voti Luigi De Magistris. Noi rispettiamo il governo nazionale, credo che sia necessario un incontro
che venga fatto. Quindi questi sono i passi, massima collaborazione istituzionale, compreso con De Luca, che spero di incontrare nelle prossime ore. È evidente che De Luca ha avuto una caduta di stile, questo l'abbiamo detto, a poche ore dalla chiusura dei seggi, non so come gli è venuta, e soprattutto Luigi De Magistris, ma lo dico senza polemiche, non può prendere lezioni istituzionali da nessuno, al massimo me la può dare qualcuno, ma sicuramente non Enzo De Luca. Quindi per me 0-0, palla al centro, ci andiamo a sedere, perché per me Enzo De Luca è il presidente della regione, è stato eletto, voglio collaborare con lui al 100%, nessuna polemica, la campagna elettorale è finita. Io ho capito, questa è la differenza. Luigi Magistris, uomo libero, uomo autonomo, se chiama il padrone politico, Luigi Magistris non ha padrone politico. Altri fanno vedere che sono liberi e autonomi, ma appartengono, il che fa parte anche della politica. Chi sta in un partito, se ti chiama il capo, dice devi fare così. Poi non so perché venerdì lui si è intervenuto più per aiutare Lettieri, forse sono fatti salernitani, vabbè, ma questo poi sono cose che insomma non è che... Poi sai, io ho una conoscenza un po' generale della vita, quindi alcune cose le so, ma fa parte un pochino del mio bagaglio istituzionale, della vita, ma non fa niente. Quindi per me è 0-0 palla al centro. Sono disposto alla proclamazione, il giorno dopo andare anche a Santa Lucia a sedermi con De Luca e iniziare a lavorare, sono disposto ad andare a Palazzo Chigi, tanto l'estate non la facciamo, lavoriamo H24 come sempre, massima collaborazione, nell'autonomia ovviamente della nostra città, che come abbiamo detto più volte è città autonoma, quindi da questo punto di vista continuiamo con quello che abbiamo fatto. Chiarisco meglio il ragionamento. Io dico il successo è dovuto alla nostra forza politica, inteso come militanti politici che ci hanno sostenuto. Ma se ricordate bene, io non solo nei 5 anni del governo della città, ma nella campagna elettorale ho sempre parlato a tutte le elettrici e tutti gli elettori. E da oggi, no, perché c'è la continuità, e dalle prossime ore quando sarò proclamato, io sarò il sindaco di tutti. E io continuerò a cercare l'allargamento, ma soprattutto in quei settori dove c'è una condivisione di fatto, che faccio fatica a trovare le differenze. Cioè, se pensiamo al mondo degli elettori e delle elettrici 5 Stelle, ma io per esempio, a parte la collaborazione certa, che io mi auguro ci sarà, tipo col sindaco di Roma, col sindaco di Torino, perché mi sembra assolutamente naturale, l'abbiamo sempre fatto, i rapporti tra i sindaci sono una cosa veramente straordinaria e bella, ma anche con i consiglieri dei 5 Stelle in Consiglio Comunale, io penso anche con le altre forze politiche, vediamo quello che accade nel PD, perché poi Renzi ha detto che userà, cioè dopo il rottamatore ha detto che usa il lanciafiamme, quindi non lo so, noi abbiamo sempre detto siamo città senza mura, senza filo spinato, cioè una città accogliente, una città, cioè se c'è qualcuno che ha paura diciamo di essere bruciato e sono persone come dire che vogliono dare una mano alla città, noi non è che abbiamo mai detto... come dire che siamo una, noi non siamo per l'espulsione, come far capire, siamo un soggetto aperto, quindi io mi auguro che tutti si possano sentire rappresentati da Luigi De Magistris, perché ho dimostrato in questi anni, tant'è vero che nel nostro voto il 43 al primo turno, il 67% al secondo, ma io sono convinto che mica ci sono le persone che hanno l'idea diciamo di sinistra del sindaco solamente, ci sta tanta gente fin anche di destra, ma ne sono assolutamente certo che mi ha votato, perché ha riconosciuto in Luigi De Magistris una persona autonoma, una persona coraggiosa, una persona del popolo, una persona libera. Quindi io voglio tranquillizzare tutti, Luigi De Magistris non è che da domani incomincia a fare le purghe politiche, io voglio essere il sindaco di tutti. Magari invito gli altri ad essere un po' meno pregiudizievoli, soprattutto i 5 Stelle, che a furia di innalzare barriere, io penso che se la Raggi ha vinto... Mica Raggi ha vinto solo con i voti del Movimento a 5 Stelle, quando vinci sindaco di quella portata vuol dire che sei entrato nelle corde di una comunità, poi c'è il voto di protesta, c'è il voto di rabbia, quindi basta con queste barriere, soprattutto per i sindaci. Poi un'altra cosa sono i movimenti politici nazionali, dove ognuno ha i suoi schieramenti, ma per i sindaci è meglio creare questo clima. Per il resto, modello esportabile? Assolutamente sì, noi lo esporteremo questo modello, cioè noi vogliamo costruire reti di movimenti, di città, di esperienze che vedono nelle assemblee popolari, nella partecipazione democratica dal basso, nell'autogoverno, nell'autodeterminazione, elementi e fulcro di un nuovo modo di fare politica. E credo, qua veramente senza presunzione, ma facendo una ricostruzione oggettiva dei fatti, che nessuna esperienza è avanti come Napoli nel dare forza e protagonismo a tutto ciò che si vede, si è messo in movimento
e ha agito sul territorio. Perché francamente anche le vittorie dei 5 Stelle, per esempio a Torino e a Roma, che sono importanti, non è che sono vittorie, come dire, di una lotta politica che c'è stata tanto sul territorio. A Napoli è l'unica esperienza in questa tornata amministrativa in cui si elegge un sindaco che ha governato, che ha governato senza soldi, avendo contro in tanti, una delle città più difficili del mondo come Napoli, e che ha visto soprattutto negli ultimi 2 anni tanti cittadini che si sono messi a fare politica in città. Cioè questo è un modello vincente, ma che può aiutare il paese. Quindi noi vorremmo innanzitutto aiutare tutta quella parte del Mezzogiorno che, come dire, vede in Napoli un punto di riferimento culturale e politico, e quindi staremo molto vicino a tutte le popolazioni del sud che si vogliono liberare in qualche modo, e noi gli daremo una mano. Ma noi porteremo il modello Napoli. Cioè il modello Napoli significa: Napoli non è più la città dei blocchi di potere, non è più la città al guinzaglio, non è più la retroguardia. Napoli è la prima linea di un modo di fare politica assolutamente diverso, e in questo non c'è nessuna esperienza politica attualmente in Italia che si avvicina lontanamente, almeno nei grandi schieramenti politici attualmente presenti. Su Bagnoli ne dobbiamo uscire in questo modo, secondo me. Allora, io mi rendo conto, perché poi insomma sono un uomo delle istituzioni, non sono nato ieri, anzi oggi faccio 49 anni, quindi comincio a essere sempre abbastanza maturo. Mi rendo conto che il Presidente del Consiglio ha difficoltà a fare un passo indietro così clamoroso sul commissario. Però la richiesta che io farei al Presidente del Consiglio è dire: guarda, la città di Napoli si vuole proporre come una città non ostile. Si vuole proporre come una città che ha riproposto il sindaco di Napoli anche sulle battaglie con Renzi, perché evidentemente, anzi, Renzi ha fatto la battaglia a Napoli sul sindaco e l'ha persa. Ha perso Bagnoli fuori grotta con un esponente addirittura dei movimenti, Bagnoli Libera. Un gesto veramente straordinario sarebbe quello di dire: prendo atto, sediamoci attorno a un tavolo, tanta bonifica la vogliamo fare, procedure non accelerate, di più. Cioè quello che gli abbiamo detto 2 anni fa, magari può essere pure che troviamo una procedura ancora più accelerata, la facciamo insieme, tanto noi siamo degli acceleratori, nel senso che noi veramente lavoriamo H24, quindi tutti i nostri uffici, vedi, c'è Raffaele del Giudice, già fa sì con la testa, cioè noi già stiamo lavorando, in realtà già abbiamo i nostri uomini che potrebbero lavorare a rimuovere colmate e altro, quindi noi ci siamo, abbiamo lavoratori, abbiamo disoccupati, abbiamo precari, abbiamo personale sul posto, sarebbe un bel gesto. Ecco, io gli chiederei questo. Mi rendo conto che per lui è difficile, però sarebbe un gesto molto distensivo, il che non significa che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione devono fare tutto quello che dice il signor, no, assolutamente, cioè là ci sta il nostro piano che è perfettibile, discutiamo subito, la bonifica va avanti, tanto la bonifica deve andare avanti, adesso ha messo pure, preoccupato dalla presenza di Verdini, ha fatto bene a mettere Raffaele Cantone, e io mi sono subito ovviamente congratulato, perché ho detto, sai, venendo a girare dei personaggi in questi ultimi tempi, dal presidente del partito regionale a Verdini, che abbia messo subito Raffaele Cantone, mi sono complimentato, infatti ho detto anche a Raffaele, meno male che ci sei tu, perché sai, o commissario Anastasi, chi l'altro sta Verdini, quell'altro sta Graziano, 3 poi è un numero particolare che può fare anche paura in un certo contesto, quindi abbiamo detto da questo punto di vista va bene così. Allora, sarebbe un bel gesto, c'è il sindaco di Napoli che scrive domani al Presidente del Consiglio, domani appena vengo proclamato, la prima lettera al Presidente del Consiglio, dopo aver mandato i fiori chiaramente alla Severino, quello è già partito con l'Interflora, e quello è un altro. Ma detto questo, io mando la letterina vera, non quella di Totò e Peppino, mando la letterina, dico: caro Presidente, incontriamoci. Vado là e il Presidente dice: io ho fatto, cioè, quello che dovevo fare, ho voluto dare una ceppa, si vede che insomma, si può fare. Elimina quella posizione, ma noi vogliamo. Com'è? Glielo chiederesti o glielo chiederai? Io lo sto chiedendo, no, ma io lo sto dicendo anche tramite voi. Poi la lettera dirò: incontriamoci. Nella lettera scrivo semplicemente: incontriamoci. Sarebbe un bellissimo gesto. Guardate, secondo me Napoli è una città che fa bene al paese, e chiaramente il governo nazionale è importante per la città di Napoli. Cioè, qua non è che ha mafia i braccia ferra, ha vinto. Ci sono state delle elezioni. Le elezioni hanno dato una risposta forte su Bagnoli, sul Forlì. Il sindaco ha l'umiltà istituzionale, che non è che si mette a bandana e dice: che bello, abbiamo costretto. No, si fa un ragionamento tutto insieme, si riparte, e Bagnoli la facciamo decollare come sappiamo fare noi. L'errore che non devo fare
e che immediatamente dobbiamo dare continuità a questa passione politica che c'è in città. Guardate, una cosa impressionante, io vi devo dire la verità, al di là del voto del 67%, io vi porto una testimonianza di questi due anni di sindaco di strada. Cioè, in città c'è entusiasmo. Entusiasmo non significa che saranno tutti gli elettori per sempre di Luigi De Magistris. In città c'è entusiasmo. C'è l'entusiasmo critico, c'è l'entusiasmo adrenalinico, c'è l'entusiasmo propulsivo. Sicuramente c'è grande rispetto umano del sindaco. Guardate, io questo lo dico a prescindere dal voto. Io penso che il sindaco oggi è una persona che dà, come dire, tranquillità alla città, perché comunque l'ha governata con le mani pulite, sa andare in qualsiasi luogo, si sa sedere, sa difendere la città, è anche una persona che sa riconoscere gli errori, l'abbiamo fatto anche in questi tempi. Quindi sicuramente noi dobbiamo immediatamente dare forza a questo entusiasmo, evitare quell'errore che c'era un po' anche insito nella domanda di Buffi del Corriere prima, cioè evitare che quell'entusiasmo che c'era anche 5 anni fa, adesso siamo più bravi, che adesso siamo più maturi politicamente, abbiamo il timone saldo, non c'è l'emergenza e il dissesto di 5 anni fa, è una squadra che conosciamo i tanti cittadini con cui ci siamo interfacciati, insomma, veramente ci sentiamo forti, diciamo, ma non forti Luigi, ma siamo forti come città. Io perciò mi sto sbilanciando, perché ci stiamo sbilanciando a dire Napoli oggi è una città forte, è il vero potere forte che noi vorremmo delineare. Cioè basta con questa storia, il potere forte la stampa, il potere forte è quell'altro, il potere forte è quell'altro. Proviamo a dimostrare che questo movimento di cittadini napoletani che hanno dato una risposta forte, eleggendo un sindaco completamente autonomo, può diventare un'accezione diversa, un potere a suo modo, un potere forte, cioè nel senso una forza. Come mi disse una volta un cittadino, sì, non ti scordare mai che il vero potere forte siamo noi, perché ti abbiamo eletto. Ma mi ha detto una volta, ha detto dammi eletto un'altra volta. Quindi un sim forte, sim ancora più forte di 5 anni fa. E mi sembra un ragionamento che non fa... Beh, domanda impegnativa. Allora, diciamo innanzitutto che Masaniello questa volta non va bene. Masaniello poteva andare bene nell'evocazione 5 anni fa, ma adesso un sindaco che governa, che viene confermato, l'impostazione Masaniello non regge. L'impostazione Soppazzo può reggere, nel senso che, mi spiego, cioè ci rendiamo conto che quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, se non hai un poco di passione in più rispetto alla dose naturale che ogni essere umano ha, non ce la fai. Cioè noi veramente abbiamo lanciato il cuore non oltre l'ostacolo, ma di più. Quindi questo significa che siamo tutte persone che abbiamo un grande amore per Napoli. Questo grande amore senza calcoli può essere visto anche come una normalità, ma il sindaco è saldo, è equilibrato, non è pazzo. Poi sai, cioè il discorso è anche quello che è stato messo in campo in questi giorni, è una grande energia cittadina. Visionario, ma noi siamo visionari alla fine, perché noi abbiamo dimostrato in questi 5 anni, nonostante tutto, nonostante tutti, nonostante lo strangolamento finanziario, nonostante i tentativi di farci cadere, nonostante non avevamo un euro, nonostante le campagne mediatiche, non abbiamo rinunciato al nostro progetto politico. Guardate, questa è una cosa incredibile. Cioè noi ci potevamo limitare a sopravvivere, ma di guardate, noi vi garantiamo la sopravvivenza, vi garantiamo lo stipendio, vi garantiamo le scuole aperte, vi garantiamo quello che possiamo, ma scordatevi il progetto politico. Non abbiamo privatizzato i servizi costituzionali, l'unica città che fa l'acqua pubblica, internalizzato il patrimonio immobiliare, rotto il sistema dei rifiuti, e potrei continuare. Cioè io penso che noi dovremmo essere, ma cioè i giornali nazionali dovrebbero aprire uno studio, sicuramente anche psicoanalitico, non c'è dubbio, ma anche uno studio politico, antropologico, filosofico, esistenziale, culturale, non sto scherzando. Perciò io mi auguro, e la domanda è importante, che si apra una riflessione su Napoli. Non la si può liquidare troppo semplicemente. Cioè ieri era veramente impressionante. Ieri sembrava quasi, ma Napoli che succede? Ha vinto De Magistris, è normale. Oppure l'altro dice, no, ma Napoli hanno perso tutti. Napoli hanno perso tutti. Questa è un'altra lettura interessante. L'ho sentito fare al direttore di un giornale, no, ma chi ne va a Napoli hanno perso tutti. Vabbè, Polettieri è stato incredibile da Mendana, faceva dei calcoli, alla fine sembrava che io ero arrivato ultimo degli ultimi. Quindi, lui vive un po' la dissociazione tra la verità e la cosa, come se Totorrina da del mafioso a Falcone e Borsellino. Cioè, siamo al diritto. Però detto questo, allora, i giornalisti è un po' come il tema della magistratura. Cioè io penso che senza i magistrati autonomi e indipendenti e senza i giornalisti autonomi e indipendenti un paese democratico non si può definire tale. Che ci sia un tema, secondo me, che maggiormente si debba approfondire la questione napoletana e adesso uscire anche un po' fuori, cioè Luigi De Magistris, e credo debba essere considerato con la sua città
io lo dico, una soggettività politica, perché altrimenti noi rischiamo di scomparire, perché? Soprattutto nel mondo della televisione, io lo capisco, perché si dice là c'è il PD, là c'è il centrodestra e là c'è 5 Stelle. Luigi De Magistris sotto, tanto che qualche cittadino dice: sindaco, ma come mai quando Luigi De Magistris sotto? Perché noi non teniamo partiti. Ma che, però che significa? A maggior ragione uno dovrebbe dire: scusate, ma allora invitiamolo, cioè cerchiamo di capire a Napoli che sta accadendo. Allora io mi affido, perché so che nelle redazioni dei giornali ci stanno tanti giornalisti che conosco da 5 anni, 10 anni, 15 anni, ovviamente ci stanno quelli più coraggiosi, quelli più liberi, quelli un po' più paurosi, ma questo fa parte di tutte le categorie. Si, forse c'è un problema di uno schieramento eccessivo di qualche giornale in campagna elettorale, scopriamo l'acqua calda, non c'è dubbio che... Però io direi, 0-0 facciamo come De Luca, come Renzi e come gli altri. 0-0 va all'accento. La campagna elettorale l'hanno fatta pure noi e l'hanno vinta. L'hanno vinta. Purtroppo anche qualche direttore di qualche giornale sa da pigliato che... Può capire. Un altro giorno, non ho finito. Piano piano. Tanto teniamo tempo fino a stasera. Non è una minaccia, è un'esortazione a stare insieme. Allora, detto questo, io penso che i giornali, insomma, non possono non tenere conto di quello che sta accadendo a Napoli, e io ho sempre dimostrato vicinanza ai giornalisti liberi, autonomi e indipendenti. Chiaro, gli spazi poi noi comunque ce li andremo a prendere, cercheremo di migliorare anche l'attività sui social, se c'è stato un difetto di comunicazione facciamo anche autocritica, perché forse alcune cose non le abbiamo comunicate bene. Insomma, credo che si è aperta una fase, e il mondo dell'informazione non può non capire che si è aperta una fase in un centro-sinistra che sta crollando, col PD che praticamente non c'è, il centro-destra che ha perso. Cioè, Luigi De Magistris alla fine è un riferimento in questa città. Brambilla ha piato il 9%, signore, non mi pare che ha avuto questo risultato clamoroso. Il Partito Democratico non ha avuto niente, tant'è che quello, dopo che è venuto in campagna elettorale, viva la Valente, il sindaco non vale niente, il sindaco fa schifo, poi alla fine dice: no, vabbè, ma questo è un voto sul governo della città. Il giorno dopo, dopo aver detto viva la Valente, si presenta con lanciafiamme. Cioè, la gente poi dice: boh, almeno il sindaco sarà pure pazzo, però sta là. Sta coppa la poltrona, riesce a stare sulle poltrone mobili, va in mezzo alla strada, cammina. Ieri ho pure corso, hai visto stanotte? Ha fatto pure la corsa tra i giornalisti. Mi sono messo la maglietta a controllo popolare. Ma poi ieri sera fuori ai seggi. Aggredivene, raga, poi faticano. Cioè, guardate, una dissociazione della verità che abbiamo visto in queste campagne. Anzi, il ringraziamento va. E chiudo poi la domanda, ecco, ai ragazzi di controllo popolare antimafia sociale. Ma ci dice pure la maglietta. La maglietta alla fine è un segno di essere sodali. Cioè, che se qualcuno pensa che i ragazzi hanno fatto un reato, significa che la città ha capito che quei ragazzi invece là non facevano quello. I ragazzi volevano semplicemente che quegli sgherri che si erano avvicinati soprattutto al primo turno, perché li abbiamo visti e li abbiamo documentati, e io sono convinto che la magistratura farà il suo corso su alcune cose che abbiamo visto, volevano semplicemente che la gente andasse a votare liberamente Gianni Lettieri o Luigi De Magistris, mancherebbe altro, perché poi forse alla fine, voglio dire, questa è la cosa. Quindi io li voglio ringraziare, perché secondo me questa è la cifra della rivoluzione a Napoli, c'è la cifra di ragazzi che stanno liberando luoghi della città, quello che fa massa critica con l'asilo Filangieri, quello che era un ospedale psichiatrico giudiziario e oggi è un luogo di liberazione, o piuttosto lo scugnizzo libero. Questa è la cifra della rivoluzione che sta accadendo a Napoli, indipendentemente dal sindaco. Questo non è merito del sindaco, soltanto che il sindaco, a differenza di altri sindaci che poi hanno perso le elezioni, quando si facevano le riunioni sulla sicurezza al Viminale con il ministro Alfano e loro chiedevano: ministro, manda i poliziotti a sgomberare tutti i luoghi dove si fa cultura, dal Teatro Valle per finire al Cinema Palazzo, per finire a Torino, io mi alzavo alla fine da magistrato, perché io sono stato sempre magistrato, mi dicevo: io per la verità non la penso come loro, anche perché il sindaco di Napoli è un grande mediatore sociale, e se in questi 5 anni non è esploso in conflitto durante la peggiore crisi economica del paese, evidentemente qualcosina l'abbiamo fatta. Io dicevo: non sono d'accordo, io non chiedo che li vai a sgomberare, li vado con la manina e li vado a ringraziare, perché per me sono ragazzi che invece di andare a spacciare lui, invece di essere manavalanza e la camorra, sono un esempio per la città di Napoli, e immagini la maglietta, controllo popolare, antimafia sociale, la tengo là sulla schiena, se volete venire dopo a San Giacomo, la magliettella là. Tengo pure la maglietta numero 1, quella del Napoli, che mi ha dato Antonella Leardi, che ringrazio, perché noi siamo napoletani.